dolcezza. Ho una soffiata sul piccolo Tommy. Salta su appena sei pronto. Tommy Marcano portò un falsario da Cuba, giusto? Sal passò un paio di mesi cercando di stampare le banconote, ma non valevano un bel niente. Colore sbagliato, stampa storta, un sacco di problemi. Aveva bisogno di qualcuno di abile ed esperto. Così usò i suoi contatti e trovò un tizio di nome Alvarez. E questo Alvarez creava soldi falsi anche per Castro? Molti dei nostri nemici falsificano soldi americani. Merda, lo fanno anche i nostri alleati. Mi dispiace, è andato. Cosa vuol dire è andato? Non dovevi fare altro che andare fino al fottuto faro a prenderlo. Guarda che non è colpa mia se Alvarez se ne va a spasso. Volevo rinchiuderlo, ma tu non hai voluto saperne. L'ultima cosa che ci serve è che Sarraga scopra che abbiamo trattato suo nipote come uno stronzo, capito? E poi arriva Lincoln Clay e spara a tutto e a tutti. Lincoln Clay? Lincoln Clay! Sono stanco di sentir parlare di quel succhiacazzi. È un solo uomo, un negro del cazzo. Siamo in bilico, Tommy, lo capisci? Se questa cosa va a puttane, siamo fottuti tutti noi. Quindi, tu che cazzo faresti? Io che cazzo farei? Senti, non ci vuole certo un genio. Se quel negro è arrivato ad Alvarez, significa che sa delle matrici e che le vorrà andare a prendere, mi segui? Allora porta il culo in quella cazzo di palestra e proteggile! Sì, certo. Ci penso io. Questa storia finisce qui e ora. Basta stronzate. Troia. Secondo questi rapporti, Tommy Marcano teneva la stampatrice in una palestra di box. Tommy sapeva che Lincoln voleva le matrici, ma sapeva di dover salvare le apparenze. Nel momento in cui iniziò ad annullare gli incontri e a chiudere il posto, la gente pensò che avesse fatto il passo più lungo della gamba, e lui non l'avrebbe permesso. Come fece Lincoln ad accedere alla palestra? Mi fece rintracciare un tipo di nome Alcy Bennett. Alcy era un piccolo truffatore che lavorava per Sammy, finché non lo tradì e venne cacciato fuori dall'Hollow. Dopodiché si procurava da vivere reclutando lottatori per i Jungle Fights di Tommy. Garantì per Lincoln all'ingresso e in questo modo riuscì a entrare senza casino. Alcy è al Briar Patch qui vicino. Andrò a fargli un saluto, voglio vedere come sta. Divertiti. Che io sia dannato se non è Lincoln Clay. Sorpreso di vedermi, Alcy? Ho sentito di Sammy Ellis. Brutta storia. Ma credo che tu ne sia uscito bene. Parla ancora di loro e ti apro dalla bocca al buco del culo come un maiale. Forza, facciamo un giro. Credo di avere altra scelta. Secondo te? Fammi strada. È stato via per un po'.
Non ho messo piede nell'Hollow dal novembre del 62. Quasi 6 anni fa. Lo so. Almeno puoi dirmi dove stiamo andando? L'Acadia. È dove Tommy Marcano organizza i suoi combattimenti, no? Già. E tu sei quello che gli porta i lottatori neri. Sì. Bene. Perché voglio entrarci. Cosa? Perché? Se avessi voluto fartelo sapere, te l'avrei detto. Se devo rischiare il culo, voglio sapere perché. Sei fortunato a essere vivo dopo quello che hai fatto a Sammy, stronzo. Pensavi che non si accorgesse dei soldi che hai rubato? L'ho pagata cara. 6 anni lontano dall'unico posto che abbia mai chiamato casa. Cazzo. Non ho niente. Oh, puoi fare il batto? Stavo dicendo, l'ho pagata cara. 6 anni lontano dall'unico posto che abbia mai chiamato casa. Cazzo, non ho neanche potuto veder morire mia madre. Hai fatto la tua scelta. E ora dovrai farne un'altra. Io lo faccio. Sei pulito. Puoi entrare e uscire dall'Hollow quanto ti pare e piace. Cazzo, ok. Ho sentito che se vinci puoi incontrare Tommy, è vero? Mi piace valutare i campioni per capire se sono materiale valido o solo dei fuochi di paglia. Dove succede? Di solito nel suo ufficio. Uno dei suoi uomini verrà nello spogliatoio dopo l'incontro e ti porterà da Tommy. Tutto a posto. Aspetta, alzi. Che cazzo è questo? Lui, Esther Romanico Johnson. Che ci fa qui? Cazzo significa che ci fa qui? È qui per combattere, no? Devo perquisirlo. Niente armi qua dentro. Fai quello che devi fare, ma occhio a dove metti le mani, stronzo. Risparmiati per il ring, coglione. Vai pure. Spogliatoio è là in fondo. State indietro, ragazzi. A questo serve un medico. Buttalo in un vicolo. La natura farà il resto. Va bene, avanti. Come butta, Neville? Come butta, alzi. Tutto a posto. Vado a finire i preparativi. Registro il tuo nome e altre stronzate. Tu intanto va dentro a cambiarti. Chi ti sei portato dietro stasera, alzi? Uno nuovo. Il nuovo sembra tosto, ma i miei soldi vanno sul picchiatore. Dimmi un po' una cosa, alzi. Che vuoi? A voi negri piace così tanto rompervi il culo a vicenda? No, ci piace rompere il culo a chiunque. Pure a te. Bella questa, Arsi. Sei stronzo ma simpatico. Che succede se ci beccano? Proprio quello che pensi. Per poter ritornare a casa ne vale la pena, a qualunque costo. Dobbiamo andare. Ci siamo. Nervoso? Dovrei? Direi che dipende da come va a finire. Esci da quelle porte. L'annunciatore dice il tuo nome e tu te ne vai dritto, dritto al tuo angoletto. E tu dove vai? Ah, ci vediamo là. Adesso sei tu la star. Mettere in mostra i campioni negri fa parte dello show. Entra. E la lotta continua, gente! Il prossimo a sfidare Nick Bum 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 è alto più di 1,80 m e pesa
quasi 100 kg. Vi presento Sir Manico Johnson! Così, fatevi sentire! Proprio far una cazzata. Figlio di puttane, là! Anzi! Dai, più forte! Che cazzo era quello? Che bestia, quel figlio di puttana! Abbiamo un vincitore! All'angolo destro, Sir Manico Johnson! Ti piace, vero? Il prossimo sfidante viene da Barclay Mills! Un applauso per Bobby Ledoux, l'autore del ring! Boom Boom era una schiaffa in confronto. Continua a muoverti e non farti chiudere all'angolo. Lontano dall'angolo. Ricevuto. Posti tre negri! Dai, più forte! Così, sfascia quel negro! Forza, negri! Ammazzalo! Stasera, Sir Manico Johnson è in forma! Ora tocca al campione! Non vi sento, stronzi, più forte! È il momento di far salire sul ring la bestia del Bayou, la furia di River Road, il campione Scavatombe Bowl! Sai perché lo chiamano Scavatombe? Perché seppellisce gli stronzi? Beh, sì. Come lo tiro giù? La colpisci più forte che puoi. Avanti, coglione! Così, sfascia quel negro! Sì! Ammazzalo! Abbiamo un nuovo campione! Sir Manico Johnson! Fatevi sentire! Fatevi sentire! Va bene, ragazzo, andiamo. E adesso? Adesso torni nello spogliatoio a prenderti le vincite. E tu dove vai? Io? Ho del lavoro da sbrigare. Scommetto che dopo tutti i cazzotti che gli hai dato, Boom Boom avrà bisogno di un nuovo manager. Devo ammetterlo. Voi negri vi battete bene. Cazzo. Che culo. Devi pensare che io sia un completo idiota per entrare in quel modo. Non mi sono mai tirato indietro davanti a un rischio calcolato. Forse avresti dovuto. Ci ho messo dell'olio vegetale. Rende la benzina densa, appiccicosa. Ora facciamo in modo che penetri per bene. Così che possa impregnare questa tua testa di cazzo. E poi, quando l'accenderò, quella merda brucerà come il napalm. E tu stai per entrare in una valle di lacrime. Affanculo. Pronto a morire?
Quando le fiamme ti bruceranno le gambe, sarai ancora sveglio. Mentre bruciano, farai una scoperta rivoltante. Prima di morire, sentirai il tuo uccello bruciare. Si piegherà e contorcerà mentre il fuoco lo... Tutto. Ti faccio secco! Mettiti dietro qualcosa! Che cazzo? Sei mio, figlio di puttana! Possiamo parlarne! Prendilo dall'altra L'unico parte! Gli unici con cui devo parlare sono quelli delle bombe funebri. Allora questo è quanto? Pare proprio di sì. Sal voleva che studiassi legge e lavorassi per una grossa compagnia. Che mi candidassi, magari. Fai qualcosa di decente nella tua vita, hai capito? Avresti dovuto ascoltarlo. Ce l'abbiamo nel sangue, sai? Sì. Sei quello che sei. Ormai è un po' tardi per pensarci, no? Vaffanculo! Non posso morire così! Non così! Niente paura. Lui e Sal arrivano subito. Prendetelo! Ci provo! No! Oh, cazzo! Guarda che abbiamo... Hai rotto il cazzo al bianco sbagliato. No! Qui non ti crepo! I rincoglioni ti crepano per primi! I rincoglioni ti crepano per primi! Cazzo, cazzo! Mettiti dietro qualcosa!
ci crepo! Cazzo! Ricarico! Ti piace, eh? Guarda chi... Non ci crepo! Un altro uomo in meno! Scatto con le mosche! Buon riparo! Sei morto! L'ho beccato! Venite! Corro al riparo! Molotov! Merda, una granata! Molotov, via! Molotov, attenti! Cadiamo come mosche! Qui non ci credo! Stanno andando! Occupatevi dei piedi piatti a South House. Ricevuto. Che ne è stato delle matrici che Sal Marcano sottrasse alla Federal Reserve? Non me lo ricordo. Mi dicono che hai dato tu a Giorgio l'eroina da vendere. Sì, certo. Non l'ho mai voluta nella mia città. Quella merda fotte la testa della gente. La rende pazza. Stupida. Attira troppa attenzione. Bourbon? No, io non bevo. Giorgi ti ha detto perché volevo parlarti? Ha detto che il negro ha ucciso tuo fratello. Che volevi discutere un accordo tra noi due. Mio fratello Tommy era molto intelligente. Poteva fare di tutto. Ho provato a farlo andare all'università. Gliel'avrei pagata io stesso. Mi dispiace per la tua perdita. Sto costruendo un casino oltre il lago. Era tutto sistemato, anche come l'avrei pagato, e adesso è andato tutto a puttane.
Tu vuoi i miei soldi. Beh, me ne serviranno abbastanza da finire di costruirlo. Voglio sentirtelo dire. Dire cosa? Che tu vuoi i miei soldi. Dillo, per favore. Avanti. Voglio i tuoi soldi. Che bello. Ti porterò i soldi e in cambio mi lascerai vendere l'eroina nella tua città. E tu non interferirai in nessun modo. Certo, tutto quello che vuoi. Ma non è l'unica ragione. E vuoi che uccida il negro? Farò anche quello per te. Mi piace uccidere i negri. Cristo santo. Una volta qui c'era il bar di Sammy. Nessuno voleva viverci e così l'hanno asfaltato. Lo sai, ogni tanto qualcosa colpisce questo paese. Lo scuote così forte che ne restano solo le fondamenta. E per quanto possa essere doloroso, speriamo che stavolta le cose andranno diversamente. Che quando ci sarà da ricostruire, non rifaremo quello che è stato fatto in passato. Che forse giustizia e pace finiranno per prevalere. Ma giustizia e pace sono severe, no? Alle volte troppo severe. Così scegliamo la via più facile. Ci hai tenuto sulle spine, ragazzo. Siediti. South Downs è nostra. Tommy era furbo, ha messo su dei giri solidi e di basso profilo. Sarà facile prenderne il controllo. Abbiamo migliorato le cose per gli irlandesi qui. Abbiamo cambiato radicalmente delle vite. Gestiremo qualsiasi territorio tu decida di affidarci. Dove hai imparato questi giochetti? Mettere chi ti è fedele l'uno contro l'altro. Fargli pensare di poter morire in ogni momento. Sentimi bene, non sei più in Vietnam. Quindi eri lì? Ok. Beh, se vuoi darlo a noi, terremo tutto in piedi e faremo un po' di soldi. A nation once again. A nation once... Non sono uno che si fida. Lo sai che sono l'unica che ci sarà. Non ho avuto molte persone al mio fianco. Guardo tutto, sa... Cosa credi? Non puoi sbagliare, fratello. A patto che tu scelga me. Gli haitiani gestiranno questa parte. Figlio di puttana! Questa storia, cazzo, non va bene per un cazzo! Hai capito? Vedi di mostrare un po' di rispetto, Vito. Non dirmi un'altra cazzo di parola se non è per scusarti o per darmi qualche cosa! Sono stanco di essere fottuto come una troia! Chiudi quel cesso di bocca e mostra un po' di rispetto, Vito. Ho sentito bene, Vito. E lo prenderò in considerazione. Andate oltre. La decisione è presa. Pensate al piano più ampio. Siamo fedeli al nostro obiettivo, insieme.